Ovviamente suona il telefono quando io sto registrando. Ho deciso che farò questo video con la maglia di Baywatch. Non so se si riesce ad apprezzare la sua interezza. L'ho comprata con i saldi e l'ho pagata 1 euro. Allora, per chi non lo sapesse, io tra 4 giorni compio 30 anni e quindi volevo fare questo video per celebrare questo avvenimento inquietante. Inutile dire che non si smette mai di imparare, non ci sono più le mezze stagioni, Venezia è bella ma non ci vivrei. Ritengo che si stia in costante divenire e spero di non smettere mai di cambiare, evolvermi e lo auguro anche a voi tutti. Queste sono 30 cose che io ho imparato in 30 anni. Alcuni concetti vi sembreranno scontati, alcune frasi fatte, ma ho deciso di mettere lo stesso perché sono cose che ho pensato che magari tra 10 anni tornerò indietro e guarderò questo video, oppure lo farò vedere ai miei figli o ai miei 52 cani e piangeremo nel guardarlo. Quindi ho voluto mettere proprio tutto, 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 cose anche scontate che tutti dovrebbero fare perché sì, perché voglio metterci tutto e quindi sarà un video noiosissimo e mi dispiace per voi. Comunque vabbè. Non mettere mai in secondo piano i tuoi bisogni e i tuoi desideri per qualcun altro, soprattutto se si tratta di una relazione amorosa. Questa è una cosa che tento di ripetermi sempre, ma che fallisco sempre miseramente nel fare. Non darti mai per scontato in niente, in nessuna cosa che fai, né con te stesso né con gli altri. Accetta le opinioni altrui con mente aperta perché dagli altri puoi imparare molto. Sia che siano le opinioni sulla cosa più stupida, tipo guarda che quelle patatine lì sono veramente buone, provale, alla cosa più importante sulla tua vita. È ok essere diverso, non devi per forza omologarti a quello che fanno gli altri, a come appaiono e a quello che pensano. Mantieni sempre una mente aperta su tutto, non chiuderti su una convinzione, prova cose nuove e datti sempre una possibilità su qualunque cosa, anche sulle cose più estreme. Non puoi programmare la tua vita anche se ti impegni al 100% per farlo. È impossibile iniziare ad amare qualcuno se prima non ami te stessa. È una frase fattissima, proprio da bacio perugina, ma è vero, è verissimo. Le persone di cui ti puoi fidare ciecamente saranno sempre due o tre, anche se a volte non ti sembrerà così. Non avere fretta di fare nuove esperienze. Non cercare mai in modo spasmodico di impressionare gli altri. Sii te stesso e fatti apprezzare per ciò che sei. Se non ti apprezzano, vai oltre. Non avere paura di chiedere aiuto. Non aspettarti mai troppo dagli altri. Non avere un approccio negativo verso qualcosa solo per avere la possibilità di lamentarti successivamente. Cerca di fermarti, trovare il lato positivo delle cose e cambia la tua prospettiva. Va benissimo cambiare idea su qualcuno, su qualcosa nel tempo. Questo è un consiglio stupido ma efficace. Quando sei stressato, nervoso, arrabbiato, metti a posto la tua stanza o la tua casa. Ti aiuterà a ragionare a mente lucida e ti darà ordine mentale. Indossa sempre i tacchi in modo strategico, ovvero se la serata si prospetta una serata in cui non dovrai camminare molto, esempio al cinema. Non giudicare mai le persone per le loro passioni e in generale non giudicare una persona che fa quello che ama. Fai sempre tante foto, stampa tante foto, le foto che fai stampale sempre. Non puoi riuscire a cambiare totalmente una persona, quindi non ci provare nemmeno. Non pensare di poterti inventare la dieta perfetta per te né per un'altra persona. Non è vero che puoi mangiare patatine per un mese e dimagrire. Conserva degli oggetti speciali legati a dei ricordi perché tra 10 anni te ne sarai molto grato. Non lavorare mai gratis, fai sempre riconoscere il tuo valore e non sottovalutarti. Cerca di darti degli obiettivi raggiungibili e altri più ambiziosi in modo da vedere la strada un po' meno tortuosa. Impara a mangiare giapponese e cinese con le bacchette. Non lasciare mai che gli altri giudichino come decidi di passare il tuo tempo libero e i tuoi hobby. Se fai qualcosa che ti piace, il tempo non è mai sprecato. Allo stesso tempo, non passare tutto il tempo a pensare al futuro, a rimuginarci, soprattutto se non è niente di certo e sono tutti scenari che ti fai nella tua testa. Il modo migliore per uccidere una cimice è con la lacca per capelli.
Oppure il deodorante, spray. Ora gli animalisti mi verranno a cercare a casa, ma volevo dare questa cosa. Passa più tempo possibile con le persone che ti sono care, in particolare i nonni. Se hai i nonni, tieniteli stretti. Questo era tutto. Mi rendo conto che sono cose un po' serie. Pensavo venisse un po' meno terapia, però in realtà sono tutte cose che volevo dire e sono tutte cose in cui io ovviamente credo e che mi volevo sentir dire da me stessa, perché in particolare in questo periodo sono un po' instabile, quindi mi serviva un attimo di, non so come dire, qualcuno che mi dicesse queste cose, anche se sono io stessa che poi mi riascolto nel video. Insomma, vabbè. Fate sapere cosa ne pensate e se anche voi farete 30 anni o se ne fate 25, se ne fate 40, se ne fate 20, se ne fate 18. Insomma, date importanti. Fatemi sapere se anche voi avete delle tips da adulti da suggerirmi e parliamone qua sotto nei commenti. Vi ringrazio tantissimo per i commenti al video scorso che sono stati bellissimi. Ve lo linko qua nelle schedine se non l'avete visto. Io vi ringrazio, vi saluto e non so, ci vediamo al prossimo video. E vorrei fare tantissimo una festa e invitarvi tutti, ma non posso perché non ci stiamo. Non ci stiamo. Magari farò una live vicino al mio compleanno, così sarà come festeggiare tutti insieme. Sto parlando troppo. Vado, ciao!